si aggrava il bilancio ancora provvisorio delle vittime, salite a 267 nelle ultime ore, quasi 400 i feriti in ospedale, almeno 238 le persone tratte in salvo dai soccorritori a 48 ore dal sisma. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie dei paesi colpiti dal terremoto tra Lazio e Marche alla ricerca di eventuali superstiti. Ad Ascoli Piceno domani funerali di Stato per le prime vittime del sisma, presenti Mattarella e Renzi. Il capo dello Stato si recherà anche ad Amatrice, uno dei centri più colpiti dal terremoto. Giornata di lutto nazionale in tutto il paese. E intanto la terra continua a tremare. Finora sono state quasi 1000 le scosse di assestamento dopo quella devastante nella notte del 24 agosto. La più intensa questa mattina alle 6.30 circa, di magnitudo 4,8, che ha provocato nuovi crolli ad Amatrice. Chiuso un ponte, difficile dunque raggiungere il paese anche per i mezzi di soccorso. Almeno 2.100 persone hanno trascorso la notte nelle tendopoli allestite dalla Protezione Civile, che hanno una capienza di 3.500 posti. Molti sfollati cercano di non allontanarsi dalle abitazioni distrutte o lesionate nel timore degli sciacalli. Volontari al lavoro per garantire aiuto e supporto a chi ha perso tutto. Nel Consiglio dei Ministri straordinario di ieri varate le prime misure per aiutare le popolazioni terremotate, stanziati complessivamente 234 milioni di euro, i primi 50 milioni destinati subito allo stato d'emergenza, annunciato anche il blocco delle tasse nelle zone colpite dal sisma. L'Ungheria inasprisce le misure contro i migranti. Sarà costruita una nuova barriera lungo i confini meridionali per fermare il flusso dalla rotta balcanica. Lo ha annunciato il premier Orban in vista del voto referendario di ottobre, quello che dovrà dire sì o no alle quote di ripartizione dei profughi deciso dall'Unione Europea. Dunque buongiorno, una buona giornata dal telegiornale della 7, una giornata in cui ci siamo messi alle spalle un'altra nottata nelle tendopoli, per chi ce l'ha fatta, per chi ci è rimasto, non per quei 267 numero alla mano. Adesso lo andremo a aggiornare in diretta dalla Protezione Civile, di chi invece non è scampato a quel terremoto terribile del 24 agosto. Di lì uno scenario che ci siamo messi di seguito, che potevamo immaginare, i soccorsi, l'opera del volontariato, la protezione civile, la possibilità, la necessità di accogliere chi invece ce l'aveva fatto, e una serie di scosse, dicevamo, pensate, quella di stamattina intorno alle 6.30 è stata la terza più forte dall'inizio del sisma. Tutto questo come si concilia con l'opera di soccorso, di coinvolgimento di chi ce l'ha fatta, le tendopoli? Andiamo sul territorio, sul campo, a capire cosa succede. Cominciamo da Simone Costa in collegamento con la protezione civile, perché Simone, credo ci siano aggiornamenti anche sul fronte degli aiuti. Aggiornaci. Sì, buongiorno Cristina. Era previsto un appuntamento con la stampa a mezzogiorno per ragguagliare sugli ultimi numeri, le ultime cifre di questo terribile terremoto. È stato annullato però l'appuntamento con la stampa previsto probabilmente per questo pomeriggio, segno che si continua a scavare, ovviamente che si va avanti. Il numero dei morti quindi è fermo a 267, 49 tra Arquata e Pescara del Tronto, 207 ad Amatrice, 11 invece ad Accumoli, sono 387 invece i feriti ospedalizzati, quelli che cioè sono transitati negli ospedali. I numeri degli aiuti contemplano anche quelli accolti nelle tende, sono in aumento. Ieri notte erano 1300 le persone che hanno trovato ospitalità nelle tensostrutture messe a disposizione dalla Protezione Civile, questa notte sono 2100, numero che va aumentando, segno che nelle prime ore del terremoto la gente ha preferito dormire in macchina, poi invece ha trovato posto, ha trovato coraggio ed è andata nelle tende della Protezione Civile. Come hai detto tu, sono 238 al momento le persone salvate dalle macerie. Un'ultima notizia prima di ridarti la linea: c'è stato un vertice nella prefettura di Rieti tra il capo della Protezione Civile Curcio e Zingaretti, alla fine un comunicato per dire stop all'invio dei nuovi aiuti, soprattutto generi di prima necessità per Accumoli e Amatrice, segno che evidentemente generi di prima necessità ce ne sono a sufficienza.
Grazie Simone, grazie e buon lavoro, naturalmente sempre in collegamento per nuovi aggiornamenti. E dunque, dicevamo, lo avete capito, non c'è ancora quella lista di partenza dei dispersi, quindi ancora si cerca, anche se mano a mano che passano le ore anche l'identità di chi è stato riconosciuto coinvolge, l'avevamo detto già nella giornata di ieri, anche cittadini stranieri. Si ha la certezza che ci sono 6 rumeni deceduti, ce ne sono altri 17 che risultano ancora dispersi, c'è un cittadino canadese che non c'è l'ha fatta, insomma il mondo che era in quel triangolo che abbiamo imparato a conoscere, che nelle ultime ore, dicevamo, è stato messo a dura prova ancora da scosse molto forti che naturalmente, come potrete immaginare, hanno avuto conseguenze sulla viabilità, sui nuovi crolli e sul tentativo di recuperare ancora corpi. Guardiamo. Siamo a quasi 1000 scosse in 2 giorni. Terremoto infinito, un'ora dopo che la terra ha tremato per la prima devastante volta, mercoledì notte. I primi soccorritori si trovano davanti questo scenario spettrale. Sono le prime immagini di quegli istanti, diffuse oggi dalla polizia. Buio e silenzio hanno già inghiottito Amatrice e, come si scoprirà soltanto alle luci dell'alba, anche Arquata, Accumoli e gli altri piccolissimi agglomerati cresciuti sulle montagne dell'Appennino, al confine tra Lazio, Umbria e Marche. Da quella prima scossa di magnitudo 6.0, ma le scosse continuano senza sosta. Alcune, come quelle di stamattina, magnitudo 4.8, con epicentro a 3 km da Amatrice, talmente forti da seminare ancora panico tra i sopravvissuti e tra le macerie. Tutto secondo protocollo, dicono gli esperti, ma i nervi sono tesi. Sale il numero dei feriti man mano che vengono accolti nelle strutture ospedaliere. Al momento sono 387. Le persone estratte vive sono 238. Un miracolo laico, come l'ha definito il ministro Alfano, compiuto grazie a un intenso e continuo lavoro dei soccorritori e all'essenziale supporto dei cani, capaci di fiutare presenze di corpi anche 5 metri sottoterra. Crescono anche le richieste di accoglienza dei 2.500 sfollati. In tanti avevano resistito cercando di rimanere vicino alle proprie case. Da ieri in 2.100 hanno chiesto ospitalità nelle tendopoli allestite dalla Protezione Civile. Ma il bilancio più devastante, di cui ancora non si conoscono i confini, è quello dei morti. Il Dipartimento della Protezione Civile stamattina ha corretto a 267 il numero delle vittime del sisma, che già un nuovo corpo di una donna veniva estratto dalle macerie. 207 attualmente si contano ad Amatrice, 49 ad Arquata ed 11 ad Accumoli. Incerto anche il numero dei dispersi, italiani e non. Il ministro degli esteri della Romania ha annunciato che tra i suoi 8.000 cittadini che abitano nell'area del terremoto, in 17 non rispondono all'appello e altri 5 sono morti. E almeno 3 vittime sarebbero britannici. Il tempo corre per i soccorritori in cerca di ulteriori tracce di vita sotto le pietre. Oggi è ancora il giorno della speranza, seppure flebile. Dalle macerie del disastrato Hotel Roma ad Amatrice, ancora nelle ultime ore sarebbero state avvertite delle voci. Domani sarà il giorno del dolore, di quello ufficiale. Il presidente Sergio Mattarella sarà in visita ad Amatrice, poi ai funerali di Stato assieme al premier Renzi, alle 11.30 nel palazzetto dello sport di Monticelli, ad Ascoli Piceno. Voci, quelle dall'Hotel Roma, che secondo le ultime agenzie invece non si ascoltano più. La sensazione è chiara dal punto di vista dell'intensità, dell'estensione. Questo terremoto è stato paragonato a più riprese a quello di 7 anni fa dell'Aquila, ma sembra che dal punto di vista sociale, per così dire, sia stato ancora più devastante, perché conti alla mano, tirando le somme, forse alla fine non ci sarà una famiglia che non ha perso qualcuno. Famiglie intatte non ce ne sono, ognuno ha perso qualcuno, molti hanno perso quasi tutto a livello di beni materiali. Anche questo fa parte di un tentativo di tornare alla normalità. Si torna con difficoltà sui luoghi crollati per recuperare quello che non si ha più, e anche questo ci racconta la nostra inviata da Amatrice. Mi servono 2 computer dove le mie figlie hanno lezioni, perché io le voglio mandare via da qua, stanno a Perugia a studiare. Mi hanno detto: papà, dove studiamo? Ci abbiamo tutte le lezioni dei computer. Allora io già ho ceduto ieri mattina dentro casa. Nascosto, ho preso quello che potevo, un telefono, una cosa. Voi dovete tenere alta l'attenzione per la ricostruzione, per recuperare tutto quello che abbiamo perso. Alla gente non gli interessa quello che noi facciamo, comunque ci diranno poveracci, basta. Gli abitanti di Amatrice terremotata si accalcano ai bordi della zona rossa, guardano, sbirciano, piangono, pregano, vorrebbero entrare. Oltre le tanzenne ci sono le loro case, qualcuna è crollata, qualcuna è pericolante, qualcuna è in piedi per miracolo. Vorrebbero andare a prendersi gli effetti personali,
quella notte sono scappati senza potersi portare niente, ma il divieto è assoluto. C'è chi protesta, entrano gli sciacalli e si prendono le nostre cose, dicono. Nelle ultime ore c'è stato il primo arresto per sciacallaggio, un pregiudicato napoletano trovato a scassinare una villetta. Sta aiutando a togliere i macerie, questo e quell'altro, ma non mi farò passare, perché ci sono stati dei ladri che sono intervenuti prima di me, stanno rubando e allora hanno rinforzato chi passa, chi non passa, e prima o dopo ci devono fare entrare, se no entrano di forza, che la lascio là. Se io devo comprarmi qualche cosa, i soldi, oppure qualche poco di oro che uno ci ha accumulato da una vita, no, lo lasci lì. La gente che vorrebbe rientrare almeno per una volta nella propria casa, uno dei mille problemi del terremoto. Amatrice ancora scossa dal sisma, una nuova botta stamattina dopo le 6:30 ha prodotto nuovi disagi, nuovi crolli. Amatrice, col più alto prezzo pagato in termini di vite umane, il numero delle vittime accertate è salito a 207, sfregiata nei suoi monumenti gioiello, con le crepe del campanile della chiesa gotica di San Francesco che si allargano a vista d'occhio. Amatrice isolata, con il ponte che dopo la scossa di ieri pomeriggio è crollato, la diga chiusa e le vie di accesso bloccate. Città rasa al suolo come da un bombardamento, da demolire e da ricostruire, dice il sindaco Sergio Pirozzi, sconfortato. Nel centro storico non c'è più niente che possa essere salvato. Ecco, naturalmente qual è la paura dei sindaci, quella degli amministratori locali, condivisa, lo abbiamo sentito anche da tante testimonianze, dai cittadini comuni, quelli ce l'hanno fatta. È la sindrome da abbandono, adesso i riflettori sono accesi, adesso arriva di tutto, lo avete sentito anche troppo, visto che è arrivato questo stop agli aiuti, ci sono le sottoscrizioni, ci sono le promesse, gli aiuti internazionali, ma poi quando passerà il tempo cosa succederà? Ci si augura tutti non quello che è successo in passato, in questo senso il governo è stato chiaro, sono stati stanziati fondi che vanno spesi su un doppio piano, quello della gestione dell'emergenza, della ricostruzione, ma anche quello della prevenzione. Emergenza, ma non solo. Palazzo Chigi ieri ha fatto le sue prime mosse dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia. Il governo ha stanziato 50 milioni per il primo intervento e dichiarato lo stato di emergenza per le zone interessate. In arrivo anche il blocco delle tasse. Ma Renzi sembra concentrato soprattutto sul dopo, muovendosi su due binari: ricostruzione dei borghi colpiti e prevenzione in tutto il paese. Sul primo dossier le idee sono chiare. Nessuna new town sul modello L'Aquila, la promessa del Premier, ma interventi insieme ma i sindaci per rimettere in piedi paesi come Amatrice, simbolo dell'Italia dei borghi, così come chiesto ieri a gran voce dagli sfollati. Stavolta a decidere saranno i sindaci e credo che tutti preferiscano ricostruire il proprio paese lì dove era, non abbandonare quello vecchio per farne uno nuovo da un'altra parte, ha spiegato il ministro delle infrastrutture Delrio. Nessuna decisione calata dall'alto, insomma. I fondi, spiegano da Palazzo Chigi, ci saranno, ma vanno spesi bene, evitando sprechi e ruberie del passato. Possibile prendere in prestito il modello ANAC di Cantone. Per quanto riguarda le risorse, oltre a quelle ancora da sbloccare dal Fondo di Emergenza Nazionale, in caso di calamità, i paesi dell'Unione hanno la possibilità di attingere al Fondo Europeo dei Disastri Naturali e di non computare gli interventi straordinari nel rapporto deficit-PIL, purché siano una tantum e previa richiesta all'Unione. Renzi coglie l'occasione, prende le distanze dal passato e sembra voler imporre un nuovo modello per il futuro. Un grande piano per la prevenzione battezzato Casa Italia da mettere in piedi tutti insieme, dice, rivolgendosi ad associazioni di categoria, sindacati, aziende, ma anche a tutte le forze politiche. Il piano prevede la messa in sicurezza degli edifici pubblici e probabilmente sconti fiscali per le case private. Un appello all'unità nazionale, un cambio di registro per Renzi che tende la mano agli avversari politici invitandoli a collaborare. Dicevamo delle sottoscrizioni, la possibilità di dare aiuto in modo concreto, rinnoviamo anche la nostra iniziativa, quella della Sette, in collaborazione col Corriere della Sera, lo vedete, ci sono due modi distinti per aiutare, questo forse è il più semplice, il più immediato, perché si può fare un bonifico con un numero, dunque senza l'IBAN, indicando solo quella che è la causale, e poi vi proponiamo anche la seconda possibilità, la seconda modalità, in questo caso c'è un IBAN che vedete in sovraimpressione.
ricostruzione, soldi che arriveranno concretamente e subito alle popolazioni e alle terre colpite. Naturalmente, lasciando queste informazioni, continueremo nel corso di TG Cronache dopo la pubblicità a parlare del sisma, collegandoci anche con le zone colpite, con i nostri inviati. Andiamo per il momento però al fronte internazionale, un fronte davvero caldo, soprattutto se si considerano le mosse della Turchia, la situazione diplomatica in Siria, per cui qualcosa si muove. Cominciamo però proprio dalla Turchia, c'è stato un nuovo attentato ancora nel mirino e i curdi, e ancora il governo di Ankara che assicura che non mollerà la presa contro ogni forma di terrorismo. Questa mattina un camion bomba, forse guidato da un kamikaze, ha fatto strage nella stazione di polizia di Cizre, che si trova nella provincia sudorientale della Turchia, a maggioranza curda. Le vittime sono almeno 11, oltre 70 i feriti in gravi condizioni, e tra loro ci sono anche civili. L'esplosione è stata talmente forte da ridurre il commissariato a un cumulo di macerie e da danneggiare anche gli edifici vicino, non solo. Dopo l'esplosione si è scatenato uno scontro a fuoco tra gli attentatori, non ancora identificati, e le forze di sicurezza. L'attacco non è ancora stato rivendicato, ma l'agenzia di stampa Anadolu ha puntato il dito contro il PKK, il partito curdo considerato organizzazione terroristica dal governo di Ankara. Il vice premier Numan Kurtulmus ha addirittura paragonato i ribelli curdi ai miliziani dello Stato Islamico. Stanno attaccando la Turchia, ha detto, per approfittare e trarre vantaggio dal colpo di Stato fallito del mese scorso, ma noi siamo determinati a proteggere i nostri confini. Cizre era da poco stata teatro di un terribile massacro in cui sono morti 259 civili, dopo il quale la città aveva vissuto per 79 giorni sotto coprifuoco, tanto da far chiedere alle Nazioni Unite un'indagine su quanto accaduto. Sintomi della tensione altissima che resta tra il governo di Ankara e la comunità curda, la determinazione della Turchia nel combattere i militanti, ha detto infatti il presidente turco Erdogan, aumenta soltanto dopo l'attacco alla polizia di Cizre, di cui è ritenuto responsabile il partito dei lavoratori del Kurdistan. Ankara sta combattendo i militanti in patria e all'estero. Naturalmente il cambio di passo più evidente da parte di Ankara è quello nella gestione del conflitto siriano. Lo sapete, da giorni entrano mezzi turchi in Siria, non era mai successo, c'è in qualche modo la copertura della coalizione internazionale, ma questo non può che andare di pari passo con un'azione diplomatica intensa in queste ore. L'obiettivo è sempre quello, più volte mancato a dire la verità, quello di assicurare una tregua convincente che possa aiutare chi ancora è rimasto intrappolato in Siria. Il primo obiettivo è mettere in piedi al più presto una tregua che permetta alle Nazioni Unite di inviare ad Aleppo gli aiuti umanitari essenziali. Serve un cessate il fuoco di almeno 48 ore e la Russia ha già detto di sì. Manca l'assenso degli altri, ha annunciato l'inviato speciale dell'ONU, De Mistura. Tutto il resto del dossier siriano per il ministro degli esteri russo e il segretario di Stato americano è materia ben più intricata. Oggi a Ginevra Lavrov e Kerry proveranno comunque a far ripartire le trattative diplomatiche sul futuro della Siria, ma la svolta turca con l'invasione oltre confine a Jarablus ha complicato non poco lo scenario. Dopo mesi di ambiguità e immobilismo, Ankara dice di voler combattere sul campo l'ISIS. In realtà è più preoccupata di scongiurare la potenziale nascita di un'entità statale curda nella Siria settentrionale. Washington, che invece proprio sulle milizie curde ha puntato per trovare un alleato fidato nel paese in guerra, adesso è in difficoltà con la Turchia per l'ospitalità americana all'esilio di Fethullah Gulen, accusato da Erdogan di aver preparato il fallito golpe di luglio. È per questo che ieri il vicepresidente americano Biden ha chiesto ai curdi il ritiro ad ovest dell'Eufrate, in caso contrario gli aiuti militari degli Stati Uniti verrebbero sospesi. La Russia, invece, alleato forte di Damasco, per ora ha già incassato l'ammorbidimento degli altri attori del conflitto sul nodo cruciale della crisi siriana, il destino del presidente Assad. Turchia, Stati Uniti ed anche i paesi arabi del Golfo non ne chiedono più adesso l'uscita di scena immediata. Assad, insomma, potrebbe restare al potere almeno fino all'avvio della fase di transizione politica. Alla Russia però non basta. Per Mosca, il presidente sostenuto ancora da milioni di siriani, può aspirare ad avere un suo ruolo nel futuro del paese. Difficile allora che l'incontro di Ginevra, con tutte le questioni ancora aperte oggi, possa decidere qualcosa in più dell'avvio di un cessate il fuoco temporaneo.
Naturalmente dalla questione siriana andiamo direttamente alla gestione del flusso dei migranti che abbiamo solo messo da parte magari nel racconto di questi giorni, ma prosegue incessante tra mille polemiche anche perché non si trova una soluzione condivisa a livello europeo e come al solito ci sono alcuni paesi che si muovono singolarmente a cominciare proprio dall'Ungheria. L'ultimo annuncio da parte di Orban fa davvero impressione, annuncia la costruzione nel fronte meridionale di una nuova barriera fortificata a rafforzare quella già esistente, perché dice che le politiche turche non ci consentono di difenderci. Orban, che lo ricordiamo, qualche giorno fa aveva paragonato i migranti al veleno. L'Ungheria erige una nuova barriera contro l'immigrazione. Il primo ministro Viktor Orban ha annunciato oggi la costruzione di un altro muro lungo la linea già esistente di filo spinato a sud del paese, al confine con Serbia e Croazia, per bloccare l'accesso nel paese. Si tratta, ha specificato il premier, di una misura preventiva nel caso la Turchia cambi idea sull'accordo con l'Unione Europea, che prevede l'accoglienza di molti profughi, soprattutto siriani. Un annuncio che sembra una presa di distanze dall'Europa, perché arriva in concomitanza con il vertice tenutosi oggi a Varsavia tra i paesi del gruppo del Visegrad, cioè Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che si oppongono alla politica di accoglienza seguita l'anno scorso dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, presente stamani all'incontro. Una partecipazione, quella della Merkel, che mira a portare la voce dell'Europa di ventottenne nel resto del continente. Il problema dei profughi è una sfida comune europea, aveva dichiarato il suo portavoce. I paesi del Visegrad si oppongono anche alla ridistribuzione degli immigrati in base al sistema europeo delle quote, temi invece in cima all'agenda di Italia, Francia e Germania. Al recente vertice di ventottenne si è rafforzata infatti l'idea di una cabina di regia europea per la gestione degli immigrati e per i rimpatri. La Germania, oltre al milione di profughi che ha accettato l'anno scorso, si è detta disposta a prenderne in carico alcune centinaia ogni mese dall'Italia. Un esempio per gli altri paesi che tuttavia per ora restano su posizioni molto distanti, come appunto l'Ungheria. Con iniziative e parole al limite della provocazione, recentemente il premier Orban ha paragonato i profughi al veleno, mentre un importante esponente del suo partito ha proposto di appendere teste di maiale sulla barriera di confine ungherese come deterrente, visto che per la religione musulmana il maiale rappresenta un animale impuro. Ancora più estremo il gesto di metterci barbabietole e zucche intagliate a forma di teste mozzate sul muro in un comune guidato da un esponente del partito neonazista Jobbik. L'Ungheria è un territorio di passaggio verso l'Occidente e solo l'anno scorso è stato attraversato da quasi 400.000 persone. Adesso andiamo al calcio, vi do un aggiornamento arrivato poco fa, lo sapete, i sorteggi dell'Europa League a questo punto, mancando la Roma al preliminare di Champions, sono 4 le squadre italiane. Rapidamente l'Inter nel suo girone trova Sparta Praga, Southampton e gli israeliani dell'Apoel Beersheva. Il gruppo della Roma, dicevamo, uscita dalla Champions, Vittoria Plzen, Austria Vienna e i romeni dell'Astra Giorgiu, la Fiorentina che si trova come avversari, il PAOK, lo Slovan Liberec e il Karabakh, che è una squadra dell'Azerbaigian, e poi il Sassuolo, debuttante, che giocherà con Bilbao, Genk e Rapid Vienna. E poi naturalmente c'è la Champions League, di quello sappiamo già molto, ma occhio a sembrare troppo ottimisti, almeno così assicurano gli allenatori delle squadre italiane interessate. L'ottimismo nasconde spesso le insidie più perfide, ma è indiscutibile che Juventus e Napoli possano sorridere perché hanno evitato sia le corazzate d'Europa che le possibili mine vaganti. E per la Champions del futuro, della stagione 2018-19, 4 squadre italiane saranno messe direttamente ai gironi. I campioni bianconeri ormai vanno considerati al pari delle altre pretendenti alla Coppa delle Grandi Orecchie e con il gruppo ambizioso che hanno costruito non possono temere gli avversari del girone. Il Sevilla, come sapete, ha vinto per 3 anni consecutivamente l'Europa League, quindi una squadra esperta. Titolata per recitare un ruolo protagonista. Il Lione è una squadra che abbiamo già incontrato, abbiamo incontrato nell'edizione 13-14 Europa League, e la Dinamo Zagabria è una squadra che, da cui abbiamo preso piazza quest'anno, che comunque ha sempre dei giovani molto validi ed è una realtà discreta. Il Siviglia è il dominatore delle ultime 3 edizioni dell'Europa League, ma ha cambiato tanto, a cominciare dall'allenatore, Sampaoli al posto di Emery, ceduti i 2 big, Gameiro e Banega. Derby in ricordo del Palermo tra Dybala e Franco Vázquez. L'anno scorso, perdendo a Siviglia, la Juve finì al secondo posto nel girone. Intanto, per rendere ancora più competitivo l'organico di Allegri, in questi ultimi giorni di mercato i dirigenti stanno lanciando gli assalti decisivi al francese Matuidi del Paris Saint-Germain, che è il profilo individuato per il dopo Pogba. Sempre viva la pista per Cuadrado.
Il Napoli, partendo dalla seconda fascia, poteva incrociare il Real Madrid, campione in carica, oppure il Bayern Monaco. E invece come testa di serie si trova il Benfica, che non ha la stessa caratura tecnica, ma può contare su un'esperienza internazionale enorme. 35 partecipazioni alla Coppa più importante, lo scorso anno approdato ai quarti. Rischiosa per l'ambiente la trasferta di Lisbona, potrebbero rivelarsi delle trappole quelle di Kiev con la Dinamo e Istanbul con il Beşiktaş. Sarri ha una rosa più ampia che può convertirlo ad un maggiore turnover e spera di ricevere per l'attacco Kalinic dalla Fiorentina con relativa partenza di Gabbiadini. Una panoramica più ampia sui gironi ci fa notare un tuffo nel passato glorioso di Guardiola, tecnico del Manchester City, contro il Barcellona. Restando in Spagna, Diego Simeone, dopo l'ultima finale persa con il suo Atletico Madrid, si ritrova nel girone contro Ancelotti, che guida il Bayern Monaco. Claudio Ranieri, con il sorprendente Leicester, può vendicare la sua Roma affrontando il Porto. Allora, adesso andiamo in pubblicità, ricominciamo ancora dalla diretta dai luoghi colpiti dal terremoto, ricordandovi quella che è la giornata di domani, giornata di lutto nazionale, giornata dei funerali delle prime 40 vittime del sisma. Sarà ad Ascoli Piceno, presenti Mattarella e il presidente del Consiglio Renzi, mentre ha annunciato il vescovo di Rieti poco fa, ci sarà mercoledì 31 agosto alle 18 una celebrazione senza le salme, in questo caso in cui comunque si condividerà il dolore delle famiglie coinvolte dal terremoto. Con questo ci fermiamo, ma tra poco torniamo ancora con il nostro TG Cronache. E dunque di nuovo insieme riprendiamo, ricominciamo proprio dal terremoto e ricominciamo cercando di capire in che direzione si andrà per la ricostruzione. Le parole da parte del governo ieri sono state chiare, una ricostruzione con tempi certi, quanto non è accaduto in passato. Il Premier Renzi ha usato toni pesanti, ha parlato di corruzione ma anche di sciacallaggio in tempi passati. Bisogna cambiare, anche se ormai è evidente che l'Italia resta sempre più un paese del dopo, mai del prima, anche perché la maggior parte delle case che abbiamo scoperto, riscoperto oggi, non hanno, non garantiscono, non sono garantite da criteri sismici, per cui peraltro non c'è un obbligo di legge, ma è chiaro che per ricostruire si spendono molti più soldi che per mettere a norma. E pensate che oltretutto, e di questo parliamo, quando i fondi sono stati stanziati per mettere questi criteri sismici, nessuno li ha toccati. Una pioggia di soldi per consolidare le abitazioni contro gli eventi sismici che nelle zone colpite dal sisma di mercoledì scorso, ad Amatrice, ad Accumoli, stavano lì per prevenire e invece non sono mai stati spesi neppure un euro. Una storia tutta italiana fatta di lentezza burocratica e di cavilli legali che hanno di fatto limitato enormemente l'elargizione dei fondi messi a disposizione dal governo. Una storia che inizia dopo il terremoto dell'Aquila, quando l'allora governo Berlusconi stanziò poco meno di 1 miliardo di euro per tutti i territori del paese classificati come zone rosse. Amatrice ed Accumoli rientrano nella categoria 1 a massimo rischio sismico. Per questo proprio lì sarebbero dovuti finire gran parte dei 10 milioni di euro destinati al Lazio, ma così non è stato. I soldi sono gestiti dalla Protezione Civile e distribuiti dalla Regione Lazio attraverso ciascun comune che in base all'ordinanza deve ricevere le richieste dei cittadini ed inviarle alla Regione, che deve poi valutare se siano regolari oppure no. Questo è parte del testo contenuto nell'ordinanza della Protezione Civile, in cui si riassumono i criteri per gli interventi sugli edifici privati. Nel decreto si legge che le graduatorie verranno stilate in base all'occupazione giornaliera media. In pratica solo i residenti finiscono in testa alla classifica, i proprietari di seconde case in fondo. Ad Amatrice circa il 70% delle abitazioni sono seconde case, dove ci si trascorrono le vacanze. Alla fine le domande presentate in tutto il Lazio sono state solo poco più di 1.300, di queste ne sono state accolte solo 191. Ad Amatrice sono state appena 11, ad Accumoli 7. Forse molte sono state compilate male o addirittura inviate in ritardo alla Regione. 18 case da mettere in sicurezza per un totale di poco più di 200.000 euro che non sono stati neppure erogati. Colpa forse della legge di stabilità, che mette un tetto alle spese da parte della Regione, passaggi ancora tutti da verificare, solo ora, dopo tutti quei morti, dopo che quelle case da mettere in sicurezza non esistono più.
Dunque andiamo sul campo, cominciamo da Pescara del Tronto con uno dei nostri inviati. Dicevamo, c'è il piano dell'emergenza, il piano della ricostruzione, proprio il ministro Del Rio, già sindaco, come ex sindaco Renzi, ha assicurato: gestita l'emergenza ascolteremo chi rappresenta i cittadini e si ricostruirà lì dove tutto è distrutto, come ancora le immagini, Paolo, anche alle tue spalle ci testimoniano. Raccontaci qual è la situazione nella giornata di oggi, su cosa si riflette compatibilmente con l'emergenza. Cristina, buongiorno. Siamo nel quartier generale, lo vedete alle mie spalle, il quartier generale dei soccorsi, quello che in questi giorni è stato il quartier generale dei primi interventi sulle macerie, che sono stati quasi completamente ultimati. Ebbene, adesso, da oggi, probabilmente possiamo dire che inizia la nuova fase, quella di una possibile, sperata ricostruzione. Per parlare di questo abbiamo qui con noi, come vedete, il vice sindaco di Arquata, Michele Franchi, ne parleremo con lui, ci è venuto gentilmente a trovare qui nel collegamento. Prima però, se sei d'accordo, manderei un piccolo servizio, una breve sintesi di quella che è stata la mattina qui ad Arquata. Ci sono anche i Winnie the Pooh, 1000 pacchi dono che arrivano ad Arquata da tutta Italia. Vestiti, viveri e tutto ciò che può servire ad aiutare gli sfollati, a rompere l'isolamento seguito al sisma, soprattutto nelle piccole frazioni di montagna che temono di essere dimenticate, abbandonate a loro stesse. Frutta, farina, acqua, ma anche biancheria, magliette, pantaloni. I più previdenti hanno mandato indumenti pesanti. L'inverno sulle montagne ascolane sembra ancora lontano, ma arriverà molto presto. A questi volontari il compito di ordinare tutto questo materiale, di separarlo per poi iniziare la distribuzione. Allora, c'è stata una risposta enorme, enormissima proprio. Penso da tutta Italia fondamentalmente, perché non c'è stata proprio una distinzione di regione, c'è stata una risposta veramente nazionale, meravigliosa. Io ho la pelle d'oca. L'Italia vi aiuta? A livello di persone sì, se vuole sapere a livello politico non lo so, io non sono politica, cioè io mi chiamo fuori da questa cosa, perché comunque il volontariato per noi è questo, non ha colore. La presenza dello Stato viene certificata oggi dall'arrivo del ministro Alfano, che visita il campo base di Arquata, il centro di coordinamento di soccorsi, che ora dovrebbe diventare il quartier generale di una possibile ricostruzione. Questa macchina dei soccorsi ha compiuto un miracolo laico, ha compiuto il miracolo che è possibile fare agli uomini, e cioè ha salvato questa macchina dei soccorsi 215 persone. L'esperienza dell'Aquila ha insegnato un modello di soccorso che ha funzionato molto bene. Il nostro sistema di protezione civile è un sistema che può dare lezioni a livello internazionale e mondiale. Una parola chiara sul Newtown, per favore. Noi abbiamo un modello di ricostruzione che il ministro Del Rio ho già illustrato, e non c'è una intenzione di creare delle situazioni che non siano condivise con i cittadini e con le istituzioni locali. Grazie mille. Domani alle 11.30 nel quartiere Monticelli di Ascoli i funerali di Stato in onore delle vittime, alla presenza del Premier Renzi e del Presidente Mattarella. Questa, Cristina, quella che poteva essere una brevissima sintesi, come avete capito questa è stata anche la giornata delle istituzioni qua, istituzioni che arrivano, inutile nasconderselo, in modo invadente anche, perché ci sono qui volontari, poliziotti, vigili, tantissime persone che continuano a lavorare laddove c'è bisogno. Le istituzioni però si fanno sentire, giustamente, come ha detto Alfano, che ha parlato di un miracolo laico, e da questo punto di vista credo che non ci siano dubbi, è stato fatto un lavoro eccezionale per quanto riguarda quello che si poteva umanamente fare per salvare vite umane e per intervenire nei posti più colpiti. Ma vogliamo parlare qui col nostro vice sindaco, il vice sindaco di Arquata, Michele Franchi. Ecco, cerchiamo di guardare avanti. Faccio solo un esempio che mi sembra emblematico. A 200 metri da qui c'è una scuola distrutta.
se il vice sindaco me lo può confermare, una scuola comunque inagibile, per cui più di 100 ragazzi che attualmente non hanno la minima idea di dove potranno ricominciare l'anno scolastico. Da dove si ricomincia l'anno scolastico dei vostri ragazzi e da dove si ricomincia la ricostruzione? Allora, oltre a quella scuola che ha detto precedentemente lei, che è la scuola media ed elementare, dove sono 80-90 alunni, abbiamo anche l'asilo, la scuola materna, inagibile. Anche l'ex scuola elementare dove abbiamo fatto i seggi elettorali è inagibile, quindi le scuole non abbiamo edifici pubblici per poter far studiare i nostri alunni. Fra 20 giorni dovrebbe iniziare l'anno scolastico. Noi siamo indicati per far continuare l'anno scolastico ai nostri studenti sul nostro territorio. Scusate, stanno passando i vigili del fuoco, potete perfettamente comprendere che la situazione in cui si lavora qui è questa e i vigili del fuoco per primi hanno tutti i diritti in questa situazione. Sì, infatti hanno tutti i diritti. No, dicevo, noi non vogliamo che i nostri alunni vadano nelle vicine comuni perché vogliono restare qui, vogliono restare attaccati alle proprie famiglie. Quindi, ecco, pensando a questi studenti, e poi andiamo in conclusione, come riceve lei le parole, le promesse, le parole pronunciate dal Ministro dell'Interno e dalle istituzioni? Chiudo con una sola cosa, che non siano solo parole, che siano anche che seguano i fatti, perché adesso c'è tanta gente, ci sono tante persone che ci sono attorno, sono venute, vogliamo che queste persone tornino anche dopo quando tutti quanti si dimenticheranno di noi. Non vogliamo che la gente si dimentichi di noi, che la gente continui ad essere qui anche perché servirà più dopo che adesso anche. Grazie mille. Non ci dobbiamo dimenticare di Arquata. A voi studio. Grazie Paolo, grazie, consentimi di andare rapidamente perché la voce che arriva da Arquata è la stessa che arriva da Amatrice, con un sindaco che abbiamo imparato a conoscere, quello che oltretutto forse ha dato il primo segnale di vero allarme di quel che non c'era più, e dunque andiamo in diretta da Amatrice con la nostra inviata, con Silvia Resta dovrebbe essere il collegamento. Eccola qui Silvia, di nuovo buongiorno a te, dimmi. Buongiorno, sì, parliamo di ricostruzione, tema bollente, insomma, davanti a una città, un centro terremotato. Fin dalle prime ore, dopo quella notte delle 3:36, il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha detto Amatrice non esiste più. In queste ore un'altra dichiarazione forte, Amatrice va distrutta e ricostruita. Lo abbiamo intervistato, avremmo dovuto averlo qui in diretta, ma proprio in questi minuti si sta tenendo una conferenza stampa e dunque temendo che la conferenza stampa sarebbe durata oltre il nostro appuntamento di collegamento, lo abbiamo intervistato prima, direi di non perdere altro tempo e sentire direttamente lui il suo progetto, la sua visione di ricostruzione per questo luogo pieno anche di bellezze, di storia, di architettura. Diciamo, il simbolo è stato il crollo di Porta Carbonara, che era uno degli ingressi storici del mio comune, che aveva resistito a secoli e secoli di sismi, per cui io, come sono uscito da casa, ho visto il crollo di Porta Carbonara e mi sono reso conto che che Amatrice non c'era più e si lavora per fare dei piccoli borghi dove ci siano delle casette in legno stile trentino-svizzera, perché non voglio degli agglomerati che sanno tanto di ghetti, e poi insomma la ricostruzione del centro storico sulla scorta di quelle esperienze positive che ci sono state in Valnerina e in Friuli. E lo dobbiamo e lo dovranno fare in memoria di quelle oltre 200 persone, tra miei concittadini e tra turisti, essendo anche turisti io li considero miei concittadini perché avevano condiviso un progetto di sviluppo da Amatrice, lo dovranno fare in onore di queste oltre 200 persone. Ecco, se si avrà questa, diciamo, capacità, penso che da una notte tanto lunga come questa forse avremo una grande alba.
E con queste parole, grazie, con queste parole Silvia Resta, grazie per il tuo lavoro, le parole di speranza. Si guarda al futuro, anche perché nel passato, lo sentivamo dal sindaco, modelli virtuosi di ricostruzione non ce ne sono molti in un paese, forse uno a più alto rischio sismico nell'intera area mediterranea. Gli esperti ci parlano negli ultimi 2500 anni di 30.000 terremoti che colpiscono per la frequenza, colpiscono soprattutto per l'intensità, con un modello edilizio che non è mai rimasto al passo. E dunque in questo senso anche con questa intervista proviamo a capire in che direzione si dovrebbe andare, forse cosa non ha funzionato. Le leggi della fisica ci dicono che queste scosse continuano dopo un terremoto, ci sono delle leggi specifiche che mostrano che ci sono un certo numero di terremoti sempre maggiori man mano che sono più piccoli e continuano. In più non è da trascurare, specialmente nel territorio nazionale, è già successo tante altre volte, cito l'Umbria Marche nel 99 ma il Friuli nel 76, per dire che ci siano più scosse anche in Emilia di magnitudo comparabile con le sequenze connesse. Tutto il territorio italiano è sì. Sismico, giusto? Diciamo che l'espressione migliore della sismicità che noi possiamo rappresentare anche ai fini della nostra poi sicurezza e della prevenzione è la carta di pericolosità, il modello di pericolosità nazionale. Se voi lo guardate vedrete che è colorato tutto, quindi vuol dire che tutte le aree del territorio ad alta o bassa pericolosità sono pericolose in qualche modo, quindi non ci sono aree dove non c'è la possibilità di avere terremoti. Parlando di prevenzione, due o tre norme da applicare subito? Dunque, la prevenzione necessiterebbe di un progetto importante a livello nazionale. Naturalmente fare prevenzione dal punto di vista pubblico è oneroso. Poi naturalmente c'è una prevenzione che possiamo fare noi singoli cittadini documentandoci sulla pericolosità della nostra zona e chiedendo di verificare la qualità della nostra casa degli esperti ed eventualmente investendo un piccolo budget che ci permetta di rendere le nostre case più sicure. E dunque questo mix di borghi e faglie che comunque è la quotidianità, la normalità guardando la nostra cartina. Vi faccio vedere in chiusura delle immagini, sono simboliche ma raccontano la vicinanza che ci è arrivata anche in termini di parole dal resto del mondo. Questo è Rio de Janeiro, il Cristo del Corcovado che si è illuminato dalla bandiera tricolore. Poi ancora a New York nella notte il World Trade Center per volontà del governatore di origine italiana Cuomo risplendeva e poi Wall Street colorato del tricolore. Sono immagini, lo vedete, simboliche, ma che in qualche modo raccontano la vicinanza al nostro paese così duramente colpito. Qui ovviamente siamo andati in Canada. Con questo possiamo rientrare. Rientriamo dandovi l'appuntamento come sempre all'informazione che torna come ogni sera alle 20 col telegiornale. Grazie per averci seguito e a voi se volete ci vediamo domani alle 13.30.